Quindi grazie a voi, grazie al direttore che ha accettato l'invito a poter illustrare questo libro che parla dei segreti di Matteo Renzi. Ed è un libro particolarmente interessante che credo ripercorra la storia degli ultimi anni del nostro paese attraverso un concetto che viene ben descritto, dallo storytelling allo storyballing. La frase iniziale con la quale si apre questo libro. Una telefonata che viene fatta attraverso il centralino di Palazzo Chigi, la famosa batteria, che è uno strumento che usano i deputati per poter rintracciare chiunque, quindi un grande centralino con tutti i numeri, la telefonata che fa Matteo Renzi all'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che inizia così: "Hai finito di rompermi i coglioni?" Per quella centrale poi ci sono una serie di rapporti anomali, cioè il papà si presenta l'amico, viene, cioè una situazione che certo non era immaginabile quando ci veniva raccontato che bisognava cambiare verso. Noi pensavamo che cambiare verso significasse una sola cosa, ovvero mettiamo le persone giuste al posto giusto, mettiamo le persone che rispondano per criteri di merito, perché di questo ci ha parlato, ci ha parlato, cambiamo questi vecchi burocrati e questi vecchi uomini dell'apparato politico e li sostituiamo con giovani, con idee fresche, moderne, innovative. Bene, intanto grazie per questa illustrazione che è stata particolarmente affascinante, lo dico perché ha ripercorso il libro in esattamente 15 minuti, dando però il senso di quello che ci si aspetta leggendo il libro. Così non mi annoio. Assolutamente, assolutamente. Allora, noi non è, questo credo che sia un rischio che non corriamo né stasera né in occasioni televisive. Una domanda però la faccio da chi ha iniziato a fare politica nella maniera più tradizionale, in sezione, tanti, tanti anni fa, e quindi poi ha fatto quello che normalmente si faceva nella tanto vituperata Prima Repubblica. Quanto contano i poteri forti e quanto contano i poteri forti al di fuori dell'Italia nel consolidamento di Matteo Renzi in questi anni e nella tenuta che sta avendo adesso? Perché questa è una domanda che ci siamo fatti anche tra detti ai lavori. È possibile che un ragazzo poco più che quarantenne in meno di 8-9 anni riesca a fare tutto ciò? Come ha fatto? Beh, innanzitutto è un uomo straordinariamente spregiudicato, è un uomo straordinariamente determinato che non guarda in faccia a nessuno. Vi racconto questo episodio, che la dice lunga sul personaggio. Quando lui è segretario dei popolari, si deve andare a votare, si deve andare a votare per rinnovare i consigli comunali e quindi i sindaci di una trentina di comuni della cintura intorno a Firenze. Lui è il segretario dei popolari di Firenze, no, anche della Margherita, scusate, della Margherita di Firenze, il segretario provinciale. Parlano e si preparano e c'è anche da rinnovare il presidente della provincia. Allora, alla fine, lui con gli altri decidono che va bene, facciamo la trattativa, rinunciamo a tutti quanti i comuni che tanto non sono comuni importanti, ma portiamoci a casa la presidenza della provincia. Benissimo, chi nominiamo presidente della provincia? Il partito decide di nominare un certo Bambagioni, Paolo Bambagioni, che era un personaggio dell'entourage, insomma, della Margherita. Benissimo, Renzi va alla trattativa con i DS, non c'è ancora il Partito Democratico, evidentemente, e c'è questa trattativa, se andate a Firenze ve lo raccontano tutti i cronisti che sapevano di tutta la faccenda, esce dalla trattativa e dice: va bene, abbiamo vinto, abbiamo ottenuto presidente della provincia. Allora Bambagioni diventerà presidente della provincia? No, presidente della provincia sono io. Questa è la determinazione, la spregiudicatezza di Renzi. Renzi non guarda in faccia a nessuno, per cui decide, dice una frase che viene raccontata, che è la seguente: dice, ma ti pare che io andavo a parlare da Dio con un altro? Per me l'ha fatto.